In questo fine settimana in provincia di Imperia scatterà un'intensificazione dei controlli da parte di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, che agiranno congiuntamente al fine di verificare l'esatto adempimento di quanto previsto nei decreti, nelle disposizioni governative volte al contrasto del contagio da coronavirus Covid-19. Lo ha fatto sapere la Questura di Imperia, specificando che in particolare i controlli saranno mirati a verificare che venga rispettato il distanziamento interpersonale senza dare luogo ad assembramenti e che i cittadini siano provvisti, ove richiesto, dei dispositivi di protezione individuale. In caso venisse verificata la mancanza di adeguati livelli di protezione, potrà essere applicata la sanzione della sospensione dell'attività economica produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. I controlli, come avvenuto sino ad ora, saranno indirizzati non tanto a colpire con sanzioni, quanto a far comprendere la delicatezza di questa fase di riapertura, durante la quale ogni singolo cittadino è chiamato a concorrere affinché non venga messa in pericolo la salute pubblica. Nuovo passo in avanti per giungere alla realizzazione della pista ciclabile di Imperia, la cosiddetta Green Line, che attraverserà l'intero capoluogo in gran parte sfruttando l'ex sedime ferroviario. Nel Consiglio Comunale già convocato d'urgenza in videoconferenza per lunedì a partire dalle 17, approderà infatti l'approvazione della pratica relativa all'accordo con RFI, Rete Ferroviaria Italiana. In discussione anche la rinegoziazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti e istituti bancari per l'emergenza Covid, il riconoscimento di un debito fuori bilancio per il ripristino delle opere marittime del porto di Oneglia e ancora l'adozione della convenzione tra il Comune di Imperia e i Comuni di Dolcedo e Ponte d'Assio per la gestione in forma associata dell'Ufficio Iatti Informazioni e Assistenza Turistica di Imperia nell'ambito del Patto per lo Sviluppo Strategico del turismo. La Commissione Permanente Industria, Commercio e Turismo del Senato ha approvato il rifinanziamento del plafond da 20 milioni di euro destinato alla Liguria con ulteriori 12 milioni di euro, cifra che consentirà il soddisfacimento di tutte le domande ammissibili. Lo ha annunciato l'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti, che ha ricordato come l'obiettivo sia quello di rilanciare un'area che negli ultimi 10 anni ha subito la perdita di molti posti di lavoro per effetto della chiusura di grandi gruppi industriali. Secondo Benveduti, le nuove risorse stanziate consentiranno l'accoglimento di tutte le domande ammissibili del bando Invitalia, con ricadute occupazionali superiori alle 100 unità lavorative. Un segnale forte e diretto è arrivato anche dalla Regione, che ha stanziato contributi a fondo perduto e finanziamenti. Si tratta di un bando da 12,5 milioni di euro per le attività produttive, che ha coinvolto 62 realtà con richieste superiori ai 32 milioni. Prossimamente, sempre la Regione attiverà anche un bando per altri 3 milioni dedicato alle infrastrutture di ricerca. A partire da fine febbraio sono state circa 2,75 milioni le presenze turistiche e oltre 1 milione gli arrivi persi in Liguria a causa dell'emergenza coronavirus. La denuncia arriva dalla Coldiretti a seguito di un'analisi basata sui dati dell'Osservatorio Turistico Regionale. Secondo Coldiretti, l'azzeramento della spesa turistica ha avuto un impatto economico devastante, con una perdita a livello nazionale stimata in quasi 20 miliardi di euro per l'alloggio, la ristorazione, il trasporto e lo shopping. Un conto salato pagato anche dal settore alimentare, con il cibo che è diventato anche in Liguria il vero valore aggiunto delle vacanze, grazie ai prodotti d'eccellenza e alle specialità che ogni anno attirano i turisti da ogni parte del mondo. Il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa parlano di una situazione drammatica e sostengono quindi l'appello del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per incentivare la vacanza made in Liguria. Boeri e Rivarossa ricordano anche come gli agricoltori turismo, che in regione sono 600, svolgano un ruolo centrale per le vacanze nella cosiddetta fase 2, perché contribuiscono in modo determinante al turismo di prossimità, alla scoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne del territorio, anche attraverso attività ricreative all'aperto nel rispetto delle distanze sociali, aiutando ad evitare inoltre il rischio di affollamenti al mare.
Siamo al centro addestramento cani guida per ciechi degli AMS italiani e Limbiate. Parte un'iniziativa importantissima in aiuto ai non vedenti, dovuta al Covid-19 per il problema delle distanze. Non vedendo, loro non possono ovviamente rispettarle. Facciamo un appello a tutte le persone, anche con un nostro adesivo poster che abbiamo fatto, che distribuiremo in tutta Italia. Quando vi trovate ad incontrare queste persone non vedenti, dovete essere voi a rispettare le distanze, in modo da dare loro sicurezza e la serenità di cui hanno bisogno. Trovo che sia un'iniziativa assolutamente importante e fondamentale, soprattutto in questo periodo nel quale tutti quanti dovremo ricominciare a uscire e a riprendere la nostra vita nella normalità più totale. E quindi è molto importante per noi, per me e mio cane guida Perla, che tutti quanti ci aiutate a mantenere le giuste distanze. Questo è veramente importante. Quando incontro una persona con il cane guida o una persona non vedente con bastone bianco eccetera, di tenere le distanze. Faremo tutta questa campagna in tutta Italia in modo da poterle aiutare. Sostieni anche tu questa iniziativa. Scarica la locandina dal nostro sito e condividila. Stiamo lavorando per i nostri mercati rionali, oggi Tortosa, anche Terralba, Pra, cioè Sestri Ponente, tutti i mercati che quindi sono diciamo ripartiti, quindi sia con la parte food che con la parte merci varie. Abbiamo lavorato proprio per poter garantire che già da lunedì 18 fosse già possibile una ripresa, con ovviamente le varie misure che ci vengono richieste con le linee guida, che ci determinano anche la dinamica del lavoro nei nostri mercati merci varie. Un lavoro fatto anche con le categorie, stiamo girando molto, devo dire che c'è un dispiegamento molto notevole di anche polizia locale, che serve proprio anche per far sì che vi sia un controllo negli accessi, che è poi appunto quello che ci serve per poter anche permettere che questi mercati, che sono alla fine un supermercato all'aria aperta, possano ovviamente ritornare a una normalità di vendita e anche un po' un ritorno quindi a una normalità di acquisto di ogni genere che si può ritrovare proprio nei nostri mercati merci varie. Mi posso lasciare questi volantini da attaccare poi alle vetrine per le persone? Perché così dice di mettere le mascherine e di mantenere la distanza di un metro una persona dall'altra. Abbiamo iniziato una distribuzione di all'incirca 20.000 locandine, queste locandine che vedete che ci vogliono ricordarci, c'è l'obbligo sia della mascherina che del distanziamento di un metro fra le persone, una consegna che ci viene fatta in ogni negozio della nostra città con la polizia locale, un modo anche oltre che per consegnare queste locandine anche per far sì che vi possa essere una informazione corretta con la polizia locale, alla quale nel mentre possono venire anche fatte domande. Ovviamente è una normativa molto delicata, una normativa sulla quale se ci sono dubbi chi meglio della polizia locale può fornire indicazioni e anche chiarire dubbi da parte dei commercianti ai quali ovviamente vogliamo fornire anche proprio questo servizio di un chiarimento su ogni loro dubbio. È un significativo investimento che è importante, perché l'Albergo dei Poveri è una parte estremamente importante della nostra città, è storica, è anche un esempio di come la Repubblica di Genova in passato si era sempre occupata anche di quelli che non avevano risorse sufficienti. Ed è un esempio per l'Europa, non mi risulta che a quell'epoca ci fossero strutture di questo tipo in Europa, quindi figuriamoci, siamo stati precursori anche in questo caso. L'edificio è enorme, come sapete sono più di 50.000 metri quadrati, c'è una parte che adesso è assegnata all'università e questi investimenti ci servono per rimettere a posto alcune aree e per restituire l'accessibilità di queste aree a tutti, quindi non soltanto a chi ci lavora o chi ci lavora per l'università, o agli studenti, ma anche ai visitatori, ai turisti, ai cittadini,
le metteremo a posto anche con questi investimenti anche la chiesa, quindi ci saranno anche i fedeli, ci saranno tante cose che servono a quello che dovrebbe essere un edificio accogliente per tutta la città. Per il resto io sono molto contento che si facciano queste cose, sono un esempio di come Genova cammina e cammina veloce. Questo cantiere e poi lo scolmatore del Bisagno alla fine del mese, il ponte che va avanti, sono tutti segnali di una Genova che nonostante tutte le difficoltà e di una Liguria che nonostante tutte le difficoltà sta andando avanti, non si è mai fermata, non si è mai fermata neanche nei momenti peggiori e oggi riparte non solamente con i suoi negozi, i suoi ristoranti, il suo porto, ma anche con i grandi lavori che cambieranno la faccia di questa città, dal waterfront NBIC al recupero degli Albergo dei Poveri. Genova si candida ad essere una delle grandi capitali del Mediterraneo, quale è stata per centinaia di anni e deve tornare ad essere. Grazie. Abbiamo un lavoro sinergico straordinario di vari enti, di regione, dell'azienda Emanuele Brignole, del comune, di Sviluppo Genova che curerà la direzione tecnica e dell'università. Parliamo di un importo di 2 milioni e 400 mila euro. Andiamo a risanare con un intervento di restauro conservativo la parte del corridoio dei uomini, al primo piano lato di ponente e della chiesa degli uomini, che è un ambiente assolutamente straordinario che potrà essere utilizzato per convegni, per esposizioni. E poi avremo gli ambienti per collocare stabilmente le meravigliose collezioni d'arte dell'Albergo dei Poveri, parliamo di paramenti, di arredi liturgici e di una pinacoteca dei grandi autori genovesi di quegli anni. Un complesso molto grande con tantissimi spazi da recuperare e quindi chiaramente ha bisogno di investimenti ingenti e soprattutto che trovi una destinazione d'uso che la faccia, la restituisca poi come elemento alla città. Un manufatto di questo tipo è veramente, da un punto di vista architettonica, una cosa molto importante e interessante che si ripetono in alcune città. Sono gioielli che assolutamente vanno mantenuti e vanno di nuovo restituiti alla cittadinanza. Oggi inauguriamo il cantiere del corridoio uomini. È il primo lotto di una serie di interventi che faremo all'interno dell'Albergo dei Poveri in collaborazione con l'università, in collaborazione col comune, con la regione e con la sovrintendenza. Questa iniziativa rilancia l'Albergo dei Poveri come casa dei genovesi, come possibilità per i genovesi di riappropriarsi di un patrimonio che da secoli è stato coltivato proprio dai genovesi. Sostanzialmente ritornerà ad essere un museo, perché negli anni scorsi è stato un museo che ospitava le collezioni del Brignole. I finanziamenti del primo lotto sono, bisogna dire, grazie a Regione Liguria che finanzia questo restauro con 320.000 euro e 80.000 euro verranno messi da Aspe Emanuele Brignole. Per quanto riguarda invece il secondo lotto, che riguarderà la ristrutturazione dell'Oratorio degli Uomini, bene, l'Oratorio degli Uomini è stato finanziato da Compagnia San Paolo, dove il Comune ci accompagna in questa operazione. Avvocato Mensi, lei difende Carlo Carpi. In questo periodo abbiamo assistito addirittura a un dibattito nelle aule parlamentari per la sfiducia al ministro della giustizia Bonafede per le scarcerazioni di boss mafiosi rimandati a casa anche per il rischio Covid, mentre Carlo Carpi continua a restare in carcere a Genova. Ecco, intanto partiamo dall'inizio. Perché Carpi è in carcere? Allora, Carlo Carpi sta scontando una pena pari ad anni 1 e mesi 10 di appunto reclusione per una condanna definitiva della Corte d'Appello di Torino per i reati di calunnia e diffamazione e stalking. Diciamo che si tratta di cosiddetti reati di opinione, calunnia e diffamazione e di uno stalking che non è però particolarmente grave, non ci sono mai state minacce di morte, aggressioni fisiche e comunque episodi di, diciamo, violenza. Ecco. Quindi si tratta di uno stalking che comunque nell'anno e mesi 10 copre solo 2 mesi della pena, quindi da questo emerge che è una forma abbastanza lieve, diciamo così, ecco.
Ecco, ma tutto questo è stato fatto nei confronti di un magistrato, è vero, insomma Carpi è andato in lite pesante, mettiamola così, con un magistrato. Che la persona offesa, nonché parte civile, è un magistrato genovese. Ecco, ma voi non avete provato una strada per, insomma, visto che parliamo di reati, come lei dice, abbastanza lievi dal punto di vista della gravità dell'atto, del gesto in sé, non avete provato, immagino di sì, a chiedere delle pene diverse, voglio dire, persone che hanno fatto anche qualcosa di più, di peggio, se vogliamo, sono state affidate per esempio in prova ai servizi sociali, ecco. Io non ho difeso Carpi durante il processo di merito, quindi su questo non posso risponderle. La cosa che mi sorprende, che ci sorprende, è che Carpi ad oggi deve ancora scontare una pena inferiore ad anni 1, quindi meno di un anno di carcere, e nonostante abbia presentato svariate richieste di affidamenti in prova, di detenzione domiciliare speciale e in ultimo ha chiesto l'applicazione della cosiddetta svuota carceri, che prevede che praticamente quando il detenuto debba scontare una pena inferiore ad un anno e mezzo possa farlo presso il proprio domicilio, ai cosiddetti domiciliari. E tale misura dovrebbe essere quasi automatica per tutti quei detenuti che hanno un domicilio idoneo. Ora, Carlo Carpi ha ben due domicili idonei, se non forse tre anche. Il problema è che il Tribunale di Sorveglianza di Genova ritiene che una volta scarcerato, anche messo agli arresti domiciliari, sebbene in detenzione, possa reiterare il delitto di diffamazione per cui è condannato e per cui sta scontando la pena. Ora, questa affermazione a me sembra molto discutibile, perché noi avvocati, io come suo legale, ho chiesto che qualora il tribunale avesse questo dubbio, questa perplessità, assegnare al Carpi il divieto di comunicare con terzi soggetti, con terze persone. E quindi questo divieto gli impedirebbe di, diciamo, fare dichiarazioni, dare interviste e comunicare con terzi soggetti diversi dal sottoscritto e diversi dalla madre, che praticamente darebbe vita all'occhio, ecco. Madre che tra l'altro è chiaramente disperata, ha fatto già anche essa stessa degli appelli per riavere suo figlio a casa, voglio dire, è una situazione abbastanza paradossale, avvocato, mi consenta, io non voglio per carità entrare nel merito del sistema e non conosco nei particolari poi tutte le procedure che lei invece conosce molto bene, molto meglio di me. Però obiettivamente, insomma, fa riflettere una persona che alla fine ha fatto delle offese e per carità è stato condannato, quindi queste offese saranno state anche assolutamente ingiuste, ci mancherebbe, però non ha ammazzato nessuno, non ha spacciato droga, non ha fatto truffe allo Stato o quant'altro, insomma, per esempio per le truffe allo Stato abbiamo visto tanta gente che massimo di galera se ne è fatta un paio di mesi e poi è tornata a casa, no, non vorrei dire, però no. Ma allora, diciamo che la situazione di Carlo Carpi è molto complessa, molto molto complessa, e spiegarla in pochi minuti non è sicuramente facile, semplice. Comunque quello che a me preme evidenziare è che deve scontare a tutt'oggi, come già detto prima, meno di un anno, che si tratta di cosiddetti reati di opinione e che, tranne per una forma lieve, diciamo, di stalking, la cosa che, ripeto ulteriormente, mi lascia perplesso e lascia perplessi non solo chi parla, è che questa detenzione domiciliare è quasi un diritto, è quasi automatica in base alla legge svuota carceri numero 199 del 2010, proprio salvo che ci sia un pericolo vero e proprio di reiterazione del reato per cui si è condannato. Ora, paradossalmente, se Carlo Carpi dovesse uscire agli arresti domiciliari e poi dovesse ricommettere questo reato comunicando con qualcuno, illudendo questo divieto, lui tornerebbe in carcere immediatamente,
Quindi non si vede perché in un periodo come questo di pandemia, di gravissima emergenza sanitaria, dove nei carceri non è possibile tenere la distanza di un metro tra i vari detenuti come la legge prescrive, davanti a una condanna che è inferiore ad un anno, a una condanna che non riguarda reati di particolare allarme sociale, davanti a una condanna che non concerne reati contro la persona, contro il patrimonio veri e propri, siamo davanti a un caso in cui Carpi viene tenuto in carcere nonostante, preciso, il procuratore generale della Corte di Cassazione ha invitato tutti i colleghi delle corti di appello a favorire in ogni modo la detenzione, lo sconto della pena media fuori dal carcere per tutti quei detenuti che devono ancora scontare meno di 3 anni e Carpi deve scontarne ancora meno di 1. Ed è questo che secondo me deve essere evidenziato. Meno di 1, quindi mi scusi, un anno e 10 mesi, avvocato Manzi, meno di 1 vuol dire che Carpi da quant'è che è dietro le sbarre? Carpi è entrato ufficialmente in carcere il 1 luglio del 2019, ha poi avuto lo sconto per la buona condotta di 45 giorni e quindi al momento deve scontare ancora meno di un anno. Che dire, avvocato, noi la ringraziamo, abbiamo raccolto volentieri questo appello per una questione, come dire, umana, posso permettermi questo termine, credo, perché di fronte all'essere umano che può anche fare degli sbagli nella propria vita, poi bisogna appunto valutarne anche ovviamente il peso di questi sbagli, un po' di riflessione ci vuole. Certo che soprattutto oggi, nel momento in cui, ribadisco, sentiamo di boss mafiosi mandati a casa che magari hanno pure degli omicidi alle spalle o sono in qualche modo responsabili di un sistema criminale, insomma, sentire Carpi che sta in carcere perché, per carità, ha fatto delle cose che non sono certamente positive, per le quali è stato condannato, però non ci paiono nemmeno delitti atroci, ecco, lo posso dire, avvocato, mi suggerisca lei, così non mi tocca più farmi difendere le mani anch'io, no? Grazie, avvocato Manzi, non so che altri passi pensate di fare per risolvere questa situazione. Allora, noi abbiamo presentato ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ci negava l'affidamento in prova e la detenzione del vigliare speciale. E speriamo che venga discussa al più presto, qualche mese, pochi mesi, e poi proveremo a giugno a ripresentare una nuova istanza di detenzione domiciliare sulla base della cosiddetta svuota carceri. Il settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca ha registrato nel 2019 una flessione. La produzione è diminuita in volume dello 0,7% e il valore aggiunto è sceso dell'1,6%. È quanto emerge dal rapporto Istat sull'andamento dell'economia agricola. L'agricoltura in senso stretto ha fatto segnare un calo dello 0,8% del volume della produzione e dell'1,7% del valore aggiunto. Segnali negativi anche per la silvicoltura, con un decremento sia della produzione, meno 0,7%, che del valore aggiunto, meno 1,1%. In controtendenza è il comparto della pesca, che ha visto un aumento sia della produzione, più 1,7%, che del valore aggiunto, più 1,6%. L'Italia deve fornire ai lavoratori adeguate fonti alternative di reddito e accesso alla protezione sociale, in particolare per i lavoratori atipici. Questo è quanto scrive la Commissione europea nelle sue raccomandazioni economiche nell'ambito del semestre europeo. Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, ha ricordato che si tratta di un'emergenza senza precedenti che ci sta mettendo di fronte a nuove grandi sfide. As I have mentioned, the Great Depression and the Great Recession. We must ensure that this crisis will not be remembered as the Great Fragmentation. Great fragmentation in which asymmetric shock leads to asymmetric outcomes for countries, sectors, regions, individuals and generations. Poi ancora, per aiutare i lavoratori, l'esecutivo Bruxelles raccomanda all'Italia di mettere in atto accordi di lavoro flessibili e sostegno attivo all'occupazione e misure per dare liquidità a PMI, imprese innovative e lavoratori autonomi, evitando ritardi nei pagamenti. Il commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, Nicola Schmidt, ha posto l'accento sulla lotta alla disoccupazione, in particolare a quella giovanile. Ce qui doit nous préoccuper, c'est effectivement aussi le chômage des jeunes. Puisque
Cette crise, comme je l'ai dit, ne frappe pas de manière égale. Cette crise frappe aussi et tout particulièrement les jeunes. Les jeunes qui sont dans des situations d'emploi moins sécurisées, plus précaires, et surtout les jeunes qui arrivent maintenant sur le marché du travail. In questo senso, Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione europea, ha sottolineato la necessità di una reazione coordinata in modo da permettere a tutti gli Stati membri di rilanciare le proprie economie. But the interdependence of our economies means that the dynamics of the recovery in one country will affect the strength of recovery also in other countries. So we need a response that is tailored yet coordinated, and this is what exactly this spring European semester package aims to provide. Le raccomandazioni economiche arrivano una settimana prima dalla proposta della Commissione europea sul Recovery Fund, già anticipata dalla proposta avanzata da Francia e Germania dei 500 miliardi dal bilancio comunitario e sulla quale alcuni paesi del nord hanno già espresso delle perplessità. Stasera potrebbe essere veramente la prova del 9. Stando all'abitudine dei rivieraschi e non solo, l'esperimento ristorante del sabato sera dovrebbe tornare con cena al ristorante. Vedremo quanti sceglieranno di riprendere le buone abitudini di cenare nel ristorante di fiducia, ricordando di indossare mascherina e sapere che all'ingresso verrà rilevata la temperatura corporea. Cosa accadrà? Potremmo saperlo soltanto domani. Ci auguriamo che pizzerie e ristoranti tornino a lavorare come prima. Sarebbe un primo importante passo per la ripresa economica del nostro territorio. Distanza, mani pulite, plexiglass, l'eterna mascherina faranno da scenografia irreale alle nostre serate. Si potrebbe prendere esempio, forse, ed è anche una battuta, dal ristorante Lean at Little Washington, della capitale statunitense, dove il proprietario, per rendere meno triste il locale, ha deciso di mascherare le sue sale da pranzo per sopperire ai limiti di distanziamento sociale, mettendo alle diverse sedie manichini, finti clienti con cui il vero cliente potrà immaginare di socializzare. Americanata? Direi proprio di sì. Tonqua 10, Savona 20 miglia confine di Stato. Si evidenzia che durante la settimana in oggetto saranno presenti alcuni cantieri che comunque non porteranno turbativa al traffico, considerata la sensibile riduzione dei flussi di traffico conseguenti agli eventi emergenziali in corso. Tonqua 6, Torino-Savona. Tra Savona e Altare, chiusura della corsia di emergenza in marcia per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo fino al 30 giugno.